Dopo una stagione incredibile e una vittoria in gara 5 in casa nelle finali, i Golden State Warriors si aggiudicano il secondo titolo in 3 anni. I campioni ricevono il trofeo Larry O'Brien in campo sotto una pioggia di coriandoli e tra le urla dei tifosi. Ecco l'MVP delle finali, Kevin Durant, commosso. Cosa si prova? Non riesco a descriverlo, è incredibile, siamo campioni. Due vittorie in 2 anni, qual è stato il segreto? Come ti senti? Duro lavoro, dice Klay Thompson. È un sentimento incredibile, lo voglio ogni anno. Questa vittoria è per la squadra, per la nostra città. Incredibile, siamo campioni, non posso crederci. Cosa si prova a vincere in casa? I nostri tifosi sono stati fenomenali, soprattutto in queste finali. Hanno combattuto con noi e meritavano una vittoria in casa, dice Andre Iguodala. Abbiamo lavorato sodo, dice McGee. Può sembrare facile, ma è stata dura. Nessuno ha mai saltato un giorno in palestra. Vincere è bellissimo, urla David West. Win! Do what you do, just win! Come avete raggiunto questa vittoria? Inizia tutto dal lavoro di squadra, spiega Zaza Pachulia, e dai sacrifici che abbiamo fatto tutti, il sudore, il lavoro duro, ma soprattutto abbiamo tutti messo da parte il nostro ego, pensando solo al gruppo. Ed è così che abbiamo vinto, è un sentimento bellissimo. Puoi descrivere cosa provi in questo momento? È incredibile, dice Matt Barnes, ho realizzato un sogno. Tornare nella zona dove ho iniziato a giocare a basket e vincere con questo gruppo è davvero speciale. È incredibile, dice la mamma di Steph Curry. Non ci sono parole per descrivere cosa si prova. Ringrazio Dio. È un sentimento grandioso. Vincere 2 volte in 3 anni è davvero dura, dice il papà di Steph Curry. Incredibile. È una dolce vendetta? Non la chiamerei vendetta, dice Andre Iguodala. Abbiamo solo saputo sfruttare le opportunità che erano davanti a noi. Non abbiamo vinto di un soffio l'anno scorso. Si impara dalle delusioni e si cresce. Credo che ci abbia fatto migliorare. Ora siamo nella storia come una delle migliori squadre di sempre ed è una cosa speciale che nessuno può toglierci. Valeria Rubino, Viaggio Sport, Corriere della Sera. Steph, congratulations. Steph, chi è la persona che ti ha ispirato di più durante la tua carriera e a chi dedichi questa vittoria? Ci sono tantissime persone che mi hanno ispirato da quando ho iniziato a giocare a pallacanestro a 5 anni. Dai miei 2 giocatori preferiti, Steve Nash e Reggie Miller, che ho provato ad imitare, e poi tanti allenatori incredibili, dal college alla NBA, Mark Jackson, ovviamente Steve Kerr e Dan Nelson. Mi hanno dato fiducia e mi hanno permesso di diventare chi sono oggi. Ma la cosa più importante per me oggi è poter avere la mia famiglia e condividere con loro questi momenti di gioia. Abbiamo solo iniziato i festeggiamenti.